Amiche ed amici, ben ritrovati al consueto appuntamento con Stadium in TV, una mezz'oretta o quasi ogni 15 giorni da trascorrere con me e in compagnia ovviamente dello sport di base del Centro Sportivo Italiano, con i racconti, le storie ed i protagonisti di questo sport sociale. Apriremo diverse finestre quest'oggi in una puntata, la numero 41, in questo mese di novembre, che pone l'accento sulle arti marziali e che ci farà conoscere diversi protagonisti del mondo dello sport. Cominciamo subito andando in campagna, allacciamo le cinture e viaggiamo verso Napoli per sapere com'è andato l'appuntamento tricolore del karate. È stata la Campania la regina del campionato nazionale di karate del CSI tenutosi domenica 3 novembre al Pallacercola di Napoli. I kata individuali e da squadre con tre atleti suddivisi per categoria, cintura e peso e i kumite hanno infatti incoronato i karateka del comitato di Aversa al vertice dell'arte marziale nata nell'isola di Okinawa. Nella specifica classifica tra le società ha brillato vincendo per distacco la generazione K del comitato di Aversa, seguita dai cugini aversani della Tiger Style Team Iodice, terza la palestra virgiliana della Okinawa Karate Club Valtellina del CSI Mantova. La Lombardia nella palestra vesuviana è stata inoltre ben rappresentata anche dalle cinture del CSI Bergamo e del CSI Lecco, mentre il Veneto ha schierato una decina di atleti ed atlete del Comitato Veronese. Dopo la cerimonia di apertura a bordo tatami, man mano sono entrati in gara i 191 karateka finalisti. Grazie alla collaborazione con la Figilcam, la manifestazione è ben riuscita sotto gli occhi attenti dei 33 membri della giuria di gara. Un rapido susseguirsi di forme, kata e di combattimenti, kumite. Assegnate nelle gare individuali ben 64 medaglie d'oro ai neocampioni nazionali, tra cui quella nel kumite della categoria esordienti sotto ai 61 kg della 11enne Pia Fico Balotelli, kimono della generazione K e figlia del Super Mario nazionale, oggi neo attaccante del Genoa. A premiare, oltre ai presidenti regionali del CSI Campania Enrico Pellino e del CSI Basilicata Mimmo Lavanga, c'era anche il coordinatore dell'attività sportiva nazionale del CSI Carmine Dipinto, che ha applaudito e ringraziato il padrone di casa, Rosario D'Angelo, organizzatore dell'evento assieme alla Commissione Tecnica Nazionale del Karate Arancio Blu. Kata e kumite per sole cinture nere stavolta sono andati in scena anche nella Toscana, a San Donnino, nei pressi di Firenze. Vediamo com'è andata sui tatami nel prossimo servizio. Il karate del CSI è tornato protagonista sabato 9 e domenica 10 novembre presso il Centro Tecnico Federale Carlo Henke di Campi Bisenzio, dove si è tenuto il campionato nazionale assoluto di karate FESIC CSI, primo evento agonistico della nuova stagione sportiva. La gara, riservata solo alle cinture nere, ha visto schierati circa 250 atleti provenienti da ben 13 regioni italiane a contendersi i titoli nazionali delle due specialità del karate. Nelle due giornate di finale fiorentina, quella di sabato è stata interamente dedicata alle competizioni di kata, ovvero le forme riservate alle categorie cadetti, juniores e seniores, maschile e femminile. Domenica invece spazio ai combattimenti nel kumite, 3 minuti per il maschile e 2 nel femminile per le categorie junior e senior e 2 minuti per entrambi i generi dei cadetti. La finale per l'assegnazione del titolo di campione assoluto maschile fra i vincitori delle due categorie di peso di kumite Shobu Sambon e Shobu Ippon, 8 i campioni nazionali assoluti del kata e 11 nel kumite. Nel kata molto bene le società Karate Club Cordignano, la Kenshukai Shito Ryu Agrate Conturbia, la Bonsai Karate Abbadia Lariana e la ASK Mariano Comense. Nel kumite brillano la polisportiva Renshi Bari, la Kunshikan Urniano, la Sheishin di Seregno e la Hardfit Montesarchio.
Da Firenze trasferiamoci adesso in Liguria, dove abbiamo incontrato il presidente del Centro Sportivo Italiano del CS Ligure, che ci ha presentato un piccolo identikit delle attività nella sua regione. Ascoltiamolo. In Liguria portiamo avanti le solite attività per quanto riguarda le attività istituzionali, però ultimamente abbiamo avuto un forte intervento sulla parte sociale dello sport, coinvolgendo alcuni progetti regionali, soprattutto di Regione Liguria. Ricordiamo che abbiamo fatto dei progetti molto importanti sulla disabilità, in particolare sull'autismo. Abbiamo fatto comunque degli interventi sulla povertà educativa, gestendo 96 APS di tutta la regione Liguria e avendo comunque sviluppando progetti importanti. Siamo attivi anche su altre progettualità riguardanti i giovani, siamo attivi nelle scuole, in alcune appunto grazie anche al progetto Favole del CSI siamo intervenuti nelle scuole dell'infanzia. Quindi sicuramente diciamo che ultimamente abbiamo veramente dato un grosso contributo soprattutto per quanto riguarda il sport e socialità e ultimamente abbiamo vinto anche un grosso progetto che non riguarda tanto la parte sportiva quanto la digitalizzazione, un PNRR di più di 1.400.000 euro, dove andremo a gestire comunque nei nostri centri sportivi, proprio daremo delle informazioni a tutta la popolazione ligure su le principali novità della digitalizzazione, come fare come fare una mail, come iscriversi a una piattaforma digitale, agli anziani. Quindi sicuramente questo è stato una grossa impegno nostro su 56 punti della Regione Liguria, 20 sono del CSI, quindi 20 centri sportivi che avranno comunque anche questa opportunità per poi chiaramente aumentare il numero di persone che poi vengono a fare sport da noi. Basket ha avuto una grossissima evoluzione, è diventato comunque un circuito importante regionale, tant'è che appunto alcune delle nostre società sono state anche campioni comunque d'Italia ultimamente, ma che c'è una forte anche spinta, visto che la Liguria comunque è una terra anche di turismo, è una terra dove si pratica tantissimo outdoor, soprattutto sulle riviere, è diventato comunque anche un punto di riferimento per tutti i circuiti di mountain bike che vengono fatti tendenzialmente sulle alture, ad esempio a Genova sui forti si sono costruiti addirittura anche dei percorsi particolari. Sicuramente in questo momento abbiamo più attenzione all'entroterra che al mare, nel senso che un po', ma anche lì comunque ci sono delle associazioni che hanno sviluppato anche dei progetti di snorkeling, progetti comunque con gli anziani per quanto riguarda la ginnastica dolce sulle spiagge. Questo succede ovviamente d'estate, il beach volley. Quindi che ultimamente ci sono state anche delle novità da questo punto di vista dopo comunque il Covid. Che sicuramente Chiavari è uno dei comitati molto importanti, è in una zona anche abbastanza ricca a livello di reddito, quindi gestisce degli impianti, gestisce delle piscine estive, gestisce delle palestre e ha anche un fortissimo connotazione sociale, gestisce anche soprattutto i tornei di beach sulla spiaggia. Genova abbiamo già detto, Savona ha una caratteristica abbastanza importante, che è quella legata all'atletica, perché l'atletica è sempre stata una disciplina importante, tant'è che alcuni anni fa si è fatto proprio un campionato nazionale a Savona, mentre Imperia ha dei numeri rilevanti, anche più della federazione volley, quindi tutto il volley è veramente presidiato molto bene. Abbiamo un po' ultimamente c'è stato un accorpamento con Sanremo, quindi siamo un po' più deboli su quella parte lì finale, verso Ventimiglia, verso la Francia. Restiamo al nord Italia e corriamo insieme in Veneto, nella zona del Cadore, dove è tempo di corsa campestre. Domenica 3 e domenica 10 novembre, doppio appuntamento con la corsa campestre in Veneto. Si è trattato della seconda e della terza prova del campionato provinciale di cross del Centro Sportivo Italiano, manifestazione proposta dal Comitato CSI di Belluno in sinergia con il Comitato di Feltre e valida per il Trofeo Sportway, oltre che per il Memorial Serafino Barb.
Il 3 novembre sono stati oltre 500 i concorrenti a dare vita a Nemeggio di Feltre ad una appassionante gara a cura della Virtus Nemeggio sul veloce tracciato feltrino che da anni è teatro di gare provinciali e regionali del cross CSI. Primi al traguardo nelle gare assolute Lucia Arnoldo dell'Atletica Zoldo e Mattia De Barba, Modesto Team. Domenica 10 novembre sono stati quindi 472 i crosser veneti a sfidarsi sull'altopiano di Lamon, gara a cui si riferiscono le immagini, in una splendida giornata di sole. Nella terza prova, curata dall'Atletica Lamon a livello individuale, le gare assolute sono state vinte da Mihail Sirbu del gruppo sportivo castionese e Manuela Bulf della Atletica Agordina. Nella graduatoria complessiva per società ha vinto invece il gruppo sportivo La Piave 2000 davanti all'Astra Quero e alla Virtus Nemeggio. La Piave 2000 si è imposta anche nella graduatoria giovanile davanti alla Polisportiva Santa Giustina e alla Castionese. Nella graduatoria per le categorie assolute Astra Quero davanti a tutti con 340 punti. Al secondo e terzo posto Virtus Nemeggio ed Atletica Lamon. A premiare gli atleti a podio il membro del Consiglio Nazionale del CSI, la vicepresidente del CSI Belluno, Nicoletta Castellini. Sono tanti bambini, tanti adulti che corrono, i genitori che si mettono in gioco per portare i bambini e corrono anche loro, qualche nonno, sono splendidi. Stamattina guardavo alla partenza i bambini, i cuccioli che provavano a riscaldarsi come i grandi. È una cosa bellissima, mi si apre il cuore, questo siamo il CSI noi. Adesso i prossimi traguardi. Il quarto appuntamento del campionato provinciale di corsa campestre è previsto per il 24 novembre a Santa Giustina, organizzazione a cura della Polisportiva Santa Giustina, mentre la quinta ed ultima prova si disputerà il 1 dicembre a Bribano di Sedico, a cura del gruppo sportivo La Piave 2000. Correndo, anche nel weekend scorso, la maratona di Ravenna si è corsa regalando al CSI, grazie al CSI Ravennato, una serie di iniziative. Scopriamole insieme. L'edizione 2024 della Esselunga Maratona di Ravenna Città d'Arte ha proposto una serie di iniziative che hanno portato una super partecipazione con oltre 16.000 presenze nel computo totale dei diversi appuntamenti programmati. Tra questi ha raccolto un centinaio di partecipanti la sesta edizione di Correndo Senza Frontiere Tutti Insieme, la podistica promossa dal Comitato Territoriale CSI di Ravenna e dalla Cooperativa Sociale La Pieve per aprire le porte della maratona anche a tutte le persone con disabilità che non hanno la preparazione atletica e la possibilità di compiere le tre lunghe distanze dei 42, dei 21 o dei 10 km della Martini Good Morning Race. Tutti i partecipanti si sono ritrovati domenica 10 novembre al mattino al Pala de André, dove è stato dato lo start. Il gruppo dei partecipanti ha camminato e corso lungo gli ultimi 3 km del tracciato della 10 km, tagliando il traguardo in via di Roma, lo stesso riservato ai runner competitivi accolti dagli applausi del pubblico. Il progetto, nato nel 2016 all'interno del Coordinamento per l'Attività Motoria e Sportiva, adattata alla persona con disabilità intellettiva, rappresenta una sorta di spin-off della manifestazione Giocando Senza Frontiere, un meeting rivolto ad atleti con disabilità e dedicato alla promozione dell'inclusione sociale attraverso gare di atletica e tornei di sport, rafforza la sinergia sempre più solida tra il CSI e Ravenna Runners Club, organizzatore della maratona. Soddisfatto Alessandro Bondi, presidente del CSI Ravenna, che ha commentato: è stato emozionante vedere tante persone vivere insieme l'atmosfera della maratona di Ravenna, condividendo momenti di aggregazione e divertimento. In soli 3 km di pura emozione abbiamo visto e vissuto l'inclusività e l'essenza del vero sport. È
Ed è il momento di fare un salto nella capitale, andiamo alla Camera dei Deputati, dove nei giorni scorsi è stato presentato un testo, un libro, sugli 80 anni del CSI Roma. La sala stampa della Camera dei Deputati ha ospitato la presentazione del libro CSI Roma, 80 anni di storia sportiva, ecclesiale e sociale. Il testo, edito dalla AVE e scritto da Matteo Monaco, segretario della Società Italiana di Storia dello Sport, ripercorre la storia del Comitato Romano nato nel 1944. Dal secondo dopoguerra ad oggi il CSI Roma ha saputo cogliere il nesso tra sport e spiritualità, impegno educativo e sociale. La storia del CSI della capitale si intreccia con quella del proprio territorio, ma come sempre avviene per le realtà romane, ha spesso avuto risonanze, collegamenti e legami con la storia dell'Italia a livello nazionale. Fino ad oggi questa storia è stata tramandata come si faceva in famiglia, in chiacchiere informali all'atere di una riunione, a tavola o in macchina durante viaggi associativi. Il Consiglio Provinciale del CSI Roma ha voluto dare piena dignità a questa storia e a queste storie, evitando il rischio che, sparendone i cantori protagonisti diretti dell'esperienza, sparissero anche i ricordi. 80 anni sono veramente tanti per una realtà. Sicuramente, diciamo, quello che posso dire è che mi aiuta, ma non solo a me, ma a me come presidente e quindi a veicolarlo a tutti quanti i nostri associati, a capire che l'associazione ha una storia che va oltre la nostra semplice storia di vita. La nostra vita è dentro a un cammino più ampio che nasce appunto 80 anni fa e che andrà avanti anche dopo. E quindi quello che siamo chiamati a fare è quello di custodire e di far crescere quello che è un carisma che ci siamo in qualche modo ritrovati perché qualcuno ce l'ha trasmesso, ce l'ha donato. E il nostro compito è proprio questo, di trasmettere il carisma dell'associazione. Roma Caput Mundi tornerà ad esserlo certamente anche nel 2025, anno santo del Giubileo della Speranza, e molti atleti scaldano i motori in vista anche del Giubileo degli Sportivi. Noi di Stadium siamo andati in Vaticano per conoscerne alcuni in occasione del Sinodo dello Sport. Ascoltiamo il primo contributo a proposito di sport e fede. Dentro di me c'è un bello slancio, un desiderio di vivere, di respirare proprio questo slancio di vita. E per me lo sport e la corsa in particolare mi dà questa dimensione. E, è anche un messaggio, una forma di predicazione, che posso dire che oggi il correre è anche annunciare e vivere questa gioia, questo incontro con i fratelli e le sorelle. Credo che si si può avvicinare proprio in questo spirito di speranza, di una strada aperta, di una strada che è fatta per incontrare, per portare un messaggio di incontro, di pace, di fratellanza. Questo è il Giubileo, proprio sì, questa gioia che è la nostra vocazione. Lo sport, in particolare la corsa, che potrebbe sembrare uno sport individuale, in realtà è veramente uno sport di squadra, che vivo come tale, allora appartenendo a questa squadra dell'Atletica Vaticana, ma anche correndo, direi, dentro di me con tantissimi compagni, con tantissime persone con le quali e per le quali corro. E dunque sì, è un gioco di squadra, direi di squadra internazionale, di squadra alla dimensione del mondo. Il mio correre nasce all'inizio come proprio un bisogno di trovare uno spazio di pace, uno spazio di distesa. E poi man mano è diventato per me un cammino di vita, dove la mia vocazione religiosa, la mia vocazione al seguito di Cristo si incontra, si alimenta, si respira proprio nella corsa, che a quel punto diventa per me missione. C'è un bello spazio che l'allenamento e che il correre mi offre, mi dà, e poi dico spesso, è veramente così, la mia corsa diventa preghiera.
E adesso andiamo veloci e speditissimi in provincia di Parma a Traversetolo, dove si sono tenute le premiazioni dei campioni nazionali CSI dello Speed Down, i bolidi a spinta gravitazionale. 11 premiati con la maglia scudettata e le medaglie d'oro del CSI e di Speed Down Italia, gli organizzatori del campionato nazionale. C'era maglia Menini per la categoria C9, Elia Bertagna per i Drift Trick Junior e dei cani del circuito come Giancarlo Fugazza al quinto titolo consecutivo, Luca Lusini al sesto titolo e Spartaco Targhetti al decimo successo nazionale. Presente anche la Commissione Tecnica Nazionale della Disciplina Sportiva con Dimitri Ciculi e Claudio Ceccon, che hanno ricordato anche come l'ultima gara del 2024 sarà il 1° dicembre ad Orbicciano, che chiuderà ovviamente la stagione, mentre il campionato 2025 dei bolidi a spinta gravitazionale partirà a maggio con la gara di Freggina in provincia d'Arezzo, per proseguire con la collaudatissima Pian degli Ontani sempre in Toscana a Pistoia e la New Entry invece la gara di Predà più alta in provincia di Forlì. E a conclusione la solita tappa finale di Villa Basilica in provincia di Lucca. E avevamo aperto la puntata con la campagna, torniamoci anche adesso prima del sipario finale per vedere l'esito del primo appuntamento a Bellizzi. Con cosa? Con il nuoto regionale. La piscina comunale Enrico Berlinguer di Bellizzi ha ospitato nel migliore dei modi la prima giornata del 23° campionato regionale di nuoto del CSI Campania, abbinata alla prima edizione del trofeo di nuoto CSI Aquaria, città di Bellizzi, patrocinato dal giovane comune salernitano, dal CSI Salerno, dal CSI e dal CIP Campania. Oltre ogni rosea previsione il bilancio di questo evento, che ha annoverato numeri record, ben 428 atleti partecipanti in rappresentanza di 18 sodalizi sportivi provenienti dalla Campania, oltre alla graditissima presenza della Naxos Nuoto proveniente addirittura da Messina. Inaugurata la stagione natatoria indoor nelle specialità previste 100 dorso, 50 stile libero, 50 farfalla, 50 rana, 200 stile libero e per la prima volta anche i 200 farfalla unicamente per la categoria esordienti A. Il trofeo se lo è aggiudicato la società Olimpia Sport Village di Nocera Inferiore davanti alla Sintesi Napoli e alla promettente Aga Management, anch'essa società partenopea. E siamo ai saluti finali da Stadium TV, ovviamente vi mostro anche lo Stadium appena uscito, Stadium cartaceo, che potete leggere, sfogliare ovviamente anche online sul sito del Centro Sportivo Italiano. C'è Sinta Vissa, l'atleta olimpionica, un'atleta cresciuta nata nel CSI friulano, leggetelo insieme a tante altre storie e approfondimenti, seguite Stadium ed il CSI. A me non resta anche che darvi appuntamento fra 2 settimane sempre su questi schermi, sempre con lo sport sociale in vetrina. Ciao a tutti e arrivederci.